Io, nel 1996, avevo 12 anni e sicuramente non mi era chiaro che in Svizzera si stava per scatenare una vera e propria rivoluzione. Avevano trovato un po' questo buco di legge che diceva che potevi coltivare qualsiasi tipo di cannabis e lo scopo finale non era estraneo stupefacenti. E da lì siamo partiti con l'idea di dire, va bene, apriamo un canapaio ticino. In pochi anni il cantone era diventata una piccola Amsterdam, un'isola allucinata al centro dell'Europa che attirava orde di capelloni e migliori coltivatori di canapa da tutto il mondo. Cioè tu andavi nei coffee shop di Amsterdam e compravi una roba che si chiamava Thai cinese. Ma questo mercato generava anche grande preoccupazione. Guardi, io sono semplicemente scandalizzata della liberalizzazione della canapa. Droga leggera, droga maledetta, anticamera che apre le porte dell'inferno. Chiunque usa l'eroina ha iniziato con la canapa. Va bene, però devi calcolarla anche dall'altro punto di vista. Non tutti quelli che hanno iniziato a fumare canapa sono finiti a consumare eroina. In questo podcast voglio raccontare gli anni a cavallo del cambio di millennio, quegli stupefacenti anni zero, 20 anni fa, in un Ticino in cui si poteva vendere e comprare canapa in maniera apparentemente legale. I canapai erano dichiarati, pagavano le tasse, pagavano l'IVA, a pulire l'erba glieli mandava addirittura l'ufficio del lavoro. Più legale di così, cosa vuoi? C'era odore di ganja dappertutto in città, si fumava dappertutto, cioè era diventato iperpresente il consumo di ganja. Un limbo sospeso tra una vecchia legge non più adatta ai tempi e una nuova visione del futuro, ancora tutta da scrivere. E in mezzo a quel caos c'eravamo noi che stavamo cercando di diventare grandi. In certe cittadine c'era una farmacia, un canapaio, una farmacia, due canapai, insomma, erano diventati tanti. Il problema è il denaro, ne fai talmente tanto che dopo diventa tutto veramente complicato da gestire. Un racconto inedito e stupefacente a 20 anni dall'operazione Indoor. Ci aspettavamo che qualcosa doveva cambiare. L'operazione di oggi ha portato 4 arresti, alla chiusura di 2 canapai e di una piantagione, al sequestro di alcuni chili di marijuana. Sono inoltre stati... Mi sono arrivati qua 100 poliziotti, una cosa... Ma neanche in America succedono queste cose. Qui sta succedendo il finimondo, ecco, stiamo veramente perdendo tutto quello che i nostri padri, i nostri nonni hanno costruito in secoli, ecco, che stava andando in mano veramente a delle cosche mafiose, ecco, che ovviamente lucrano sui mercati illegali. Quegli stupefacenti anni zero è un podcast originale di Olmo Cerri, prodotto dalla radiotelevisione svizzera, con il sostegno della Fondazione per la Radio e la Cultura e dell'Associazione REC.